24 giugno è il D-Day per le Olimpiadi Bianche 2026, in questi momenti davvero a Losanna si sta decidendo il destino delle due candidature, quella di Ore Stoccolma e la nostra, quella di Milano Cortina, della Valtellina. Vedete anche lo slogan Dreaming Together, quindi sognando insieme. È davvero un sogno collettivo quello della provincia di Sondrio per raggiungere questo importante traguardo. Presenti a Losanna il sindaco di Livigno Damiano Bormolini, il presidente APT Luca Moretti, i primi cittadini di Bormio Roberto Volpato, di Val di Dentro Massimiliano Trabucchi e di Val di Sotto Alessandro Pedrini. Qui in Piazza Garibaldi a Sondrio la festa con la presenza delle massime autorità della nostra provincia e della regione Lombardia. Oramai sono mesi che il presidente in prima persona, ma anche lo straordinario sottosegretario Antonio Rossi e un po' tutti, insomma, io ho fatto la mia parte ma anche tutti gli altri, stiamo portando avanti con forza e determinazione questa candidatura perché ci crediamo. Voglio ringraziare il governo perché rispetto a un periodo iniziale un po', diciamo così, burrascoso, ma poi convintamente con il sottosegretario Giorgetti, ma con il presidente Conti, con Salvini, tutti hanno sostenuto in modo convinto questa candidatura. Oggi siamo al dunque. Intanto una cosa l'abbiamo ottenuta: oggi siamo qui in Piazza Garibaldi a Sondrio, è un giorno di festa, soprattutto per i bambini. Bambini che poi vivranno, se dovessimo risultare aggiudicatari, come auspichiamo e crediamo tutti, incrociamo le dita, le Olimpiadi 2026, saranno già ragazzi e potranno avere parte attiva rispetto a questo evento che è straordinario, una possibilità incredibile per l'Italia, una possibilità incredibile per la Valtellina. Sarà una grande occasione nel caso di vittoria per tutta la provincia. Indubbiamente, questo per tutta la regione, per la provincia, anche per il Veneto, per l'Italia. E noi sicuramente saremo in prima fila facendo il nostro dovere. Anche perché avete messo proprio fra i punti forti del vostro programma il turismo. Sì, indubbiamente. Questo potrebbe essere un veicolo, un volano importantissimo per il turismo anche di Sondrio. Non per niente oggi abbiamo organizzato qui una festa per i nostri ragazzi.